Buongiorno a tutti voi, ma la 97esima edizione del Tour de France sarà senz'altro una edizione vissuta sotto il segno della tradizione e delle montagne. Partirà da Rotterdam, Olanda, il prossimo 3 luglio, da dove la carovana della Grand Boucle si lancerà nei 3.596 chilometri dell'edizione numero 97, che ha come grandi protagonisti i Pirenei, che arriveranno dopo le Alpi, due volte i corridori affronteranno l'ascensione del Tourmalet nella 4 giorni consacrata interamente alle montagne storiche del Tour de France. La corsa passerà appunto sul Tourmalet, dove la prima volta passò nel 1910, quindi 100 anni dopo. Due le frazioni a cronometro individuale, non è prevista quella squadra, ci sarà un prologo iniziale e la prova contro il tempo, ricca di asperità, che i corridori affronteranno alla vigilia dell'arrivo a Parigi. L'altra novità del 2010 è la presenza del pavé. Nella terza tappa, infatti, l'aria della Parigi-Roubaix si respirerà alle porte della foresta di Arenberg, luogo mitico della Corsa dei Sassi, dove il gruppo passerà su 7 settori di pavé per un totale di 13 km 200 metri. Altri grandi protagonisti saranno evidentemente i corridori, primo tra tutti Lance Armstrong, lo scontento di questa presentazione, pochi chilometri a cronometro, soprattutto deluso della prova squadre che non ci sarà per quanto riguarda la prova delle lancette. Il vincitore dell'ultima edizione del Tour de France, Alberto Contador, invece è entusiasta di Alpi e Pirenei e saranno avversari reali questa volta. Tra loro ci sarà il lussemburghese Andy Schleck, dunque un'edizione tutta da seguire nel segno della tradizione e della leggenda. A voi.